buonasera a tutti voi e benvenuti. Vi porto il saluto di LegaCoop. Abbiamo organizzato questo incontro che riteniamo particolarmente importante e particolarmente interessante nel quadro di una collaborazione con l'IMES che ci ha consentito di realizzare una iniziativa molto importante a giugno sul Sudafrica con l'ambasciatrice sudafricana in Italia in un dibattito direi molto approfondito sulla realtà del Sudafrica. Con l'IMES abbiamo una collaborazione direi solida che dura da anni, la vogliamo ulteriormente consolidare pensando di costituire a Reggio il Club l'IMES. Ci stiamo lavorando insieme a Ivan Soncini, ad altri amici, stiamo lavorando per rendere possibile questo tipo di progetto. L'IMES collabora con noi anche per quello che sarà l'anno dell'Africa, cioè il 2011, per costruire alcuni eventi che ricordano con quanta disponibilità e apertura la nostra città ha partecipato alle vicende africane. E l'IMES per noi è una grande occasione, perché è un'occasione di informazione, di conoscenza e anche di relazioni. E quindi può essere un punto importante per non soltanto capire situazioni complesse, ma un punto importante anche di relazioni con realtà, con paesi, con persone che sempre di più abbiamo vicino a casa e rispetto alle quali abbiamo bisogno di costruire appunto delle relazioni importanti. Discutiamo oggi di Turchia, tema difficile, tema complesso. La rivista l'IMES vi dedica la sua copertina e tutto il contenuto ovviamente della rivista di quest'ultima uscita, dopo avere fatto una pubblicazione molto bella e molto intensa sulla guerra di Gerusalemme, la battaglia per Gerusalemme, altra cosa molto interessante per chi vuole capire e intendere quelli che sono gli scenari che si stanno determinando nel Medio Oriente. Devo dire che io ho letto, guardato i pezzi della rivista l'IMES dedicati alla Turchia e ho trovato assolutamente straordinario l'equilibrio all'interno della rivista nel valutare una situazione che è di difficile interpretazione, che è estremamente complessa. Intanto parliamo di una realtà che dal punto di vista demografico è una realtà estremamente importante, in crescita, di una realtà che entro il 2050 si è posto l'obiettivo di diventare la terza economia a livello europeo, di una realtà che si pone a cuscinetto tra l'Asia e l'Africa del Nord e l'Europa, di una realtà che ha anche una forza di carattere militare tutt'altro che trascurabile e significativa. Parliamo di una realtà che è nei prati di casa, come si dice, è vicino a noi e che incomincia ad essere frequentata da imprese italiane che sono presenti in Turchia e devo dire che anche alcune imprese cooperative nostre incominciano ad essere interessate a quel mercato. Quindi capire se il dilemma che è presente dentro questa rivista, e cioè il sogno ottomano, la potenza ottomana, l'essere cuscinetto tra Asia, Occidente e Africa del Nord, è quello che si imporrà in una visione anche integralistica e quindi in una visione che può essere anche minacciosa per l'Occidente, oppure capire invece se procede un processo di Stato democratico, di Stato laico, di economia aperta, integrata nell'Europa, è questione, secondo me, essenziale perché ci consente di valutare quelle che possono essere evoluzioni importantissime dello scenario geopolitico e geoeconomico che è sollecitato in questi ultimi anni da profondi cambiamenti, da rapide trasformazioni. Qualche anno fa non avevamo dubbi, parlavamo di egemonica potenza degli Stati Uniti, punto e a capo, avevamo già concluso la nostra riflessione. Oggi siamo più in difficoltà perché c'è la Cina, perché c'è il BRIC, Brasile, India, Russia e Cina, e perché vi sono queste insorgenze di potenze come appunto la Turchia, e siamo più in difficoltà a capire qual è lo sviluppo dei processi geopolitici a livello internazionale e dove sono destinati, dove porteranno in un mondo globalizzato il destino degli uomini. E quindi siamo partiti da qui, ritenendo utile fare questo incontro. Ne stiamo già preparando altri, in modo particolare ce ne sarà uno importante che discutevamo prima
sull'Africa, sempre in collaborazione con l'IMES, poi vedremo attraverso il Club l'IMES che cosa altro possiamo portare, sempre in termini di informazione e di conoscenza. Questa sera della questione turca discutiamo con Lucio Caracciolo, che voi conoscete, direttore di l'IMES. Discutiamo con Marco Ansaldo, che è inviato speciale della Repubblica, e con Yasemin Taskin, che è corrispondente in Italia del quotidiano turco Sabah. E quindi abbiamo un spettro di opinioni e di riflessioni che credo ci consentirà di capire meglio qual è la situazione in essere e quali possono essere gli sviluppi futuri, ritenendo che questo, ovviamente, avvenendo vicino a casa nostra, possa essere di estremo interesse per noi. La parola a Lucio. Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto mi fa piacere che questo incontro si svolga in una sala intitolata Valdo Magnani. Ed è inaugurata. Ed è anche inaugurata, quindi ho avuto l'onore di conoscerlo a lungo, di frequentarlo e di stimarlo come una persona assolutamente eccezionale. Quindi per me questo è anche un momento di pensiero e di commozione per Valdo Magnani. Oggi si parla di Turchia. E lo facciamo, lo faranno sicuramente molto meglio di me con Yasemin Taskin e con Marco Ansaldo, che hanno dato un contributo decisivo sia all'ideazione che alla fattura di questo volume di l'IMES. Io vorrei semplicemente provare a capire perché la Turchia è importante. Innanzitutto perché questa ascesa della potenza turca avviene in un contesto di una crisi che non è affatto, come spesso si è detto e scritto, una crisi globale, ma è una crisi dell'Occidente. Questa crisi nata in America non ha affatto colpito il mondo, ha colpito una parte del mondo, o meglio, ha colpito soprattutto il mondo ricco, il mondo sviluppato. Non ha colpito, certamente nella stessa misura, o non ha colpito proprio per nulla, una gran parte del mondo che sicuramente partiva e ancora si trova in una posizione di svantaggio rispetto alle grandi potenze economiche e industriali occidentali, ma che sta recuperando rapidamente terreno. E fra queste potenze sicuramente c'è la Turchia. Voglio dire però che se noi non consideriamo lo sfondo del fallimento in senso tecnico dell'Occidente, cioè di una parte del mondo, mi riferisco al Nord America, all'Europa occidentale e all'Occidente esteso, quindi comprendendo anche Giappone e Corea del Sud, dove il rapporto fra il debito totale, cioè debito pubblico e debito privato, e prodotto interno lordo supera largamente il 300%. L'anno scorso eravamo al 333% e con una tendenza all'aumento. Questo vuol dire che se i lavoratori occidentali lavorassero solamente per ripianare il debito, avrebbero, diciamo, da lavorare per 3 anni per onorare tutte le varie cambiali governative o private che si sono accumulate nel tempo. Situazione che non è assimilabile a quella delle potenze emergenti, le quali anzi semmai hanno il problema di che cosa fare con le riserve, parlo soprattutto della Cina, accumulate in questi anni e che rischiano magari di svalutarsi. Una delle conseguenze di questa crisi tecnica nel senso di bilancio dell'Occidente è che non può più permettersi di fare grandi politiche estere. Quando è scoppiata la famosa bolla di Wall Street, ormai più di un paio di anni fa, io ebbi una telefonata da un amico che si trova nel Corno d'Africa e mi disse guarda che qui dalla Somalia gli etiopici si stanno ritirando. Si stanno ritirando perché hanno capito che gli americani non potranno più pagarli. Ecco, quello è un caso specifico, ma si potrebbero usare molti altri casi. Ormai gli Stati Uniti d'America, che restano senz'altro la potenza numero uno, sono però una potenza che non può più permettersi una politica estera particolarmente ambiziosa, e lo vediamo anche dall'atteggiamento che ha assunto nelle guerre che stanno tuttora combattendo, dall'Iraq all'Afghanistan. Su questo sfondo possiamo capire meglio l'ascesa di altri fattori di potenza, di nuove o vecchie potenze che risorgono. Una di queste è la Turchia. Abbiamo intitolato questo volume Il ritorno del sultano.
Evidentemente ci riferiamo al sultano ottomano, cioè a quel grande impero esteso su tre continenti, centrato su Costantinopoli, che dalla fine del 200, inizio 300, fino alla Prima Guerra Mondiale, è stato un attore protagonista della scena internazionale. La Repubblica di Turchia è il principale erede di quell'impero. Ma dal 1923, nascita della Repubblica di Turchia con Atatürk a suo capo, fino a un paio di decenni fa, cioè fino alla fine della Guerra Fredda, la Turchia non solo si era dimenticata, tra virgolette, di questo suo passato imperiale, ma cercava in qualche modo di presentarsi come contromodello, come Repubblica appunto turca, che non aveva più molto a che fare con il decadente impero ottomano, travolto dalla Prima Guerra Mondiale, e si proponeva come appunto Stato dei Turchi. Ora, questa dimensione evidentemente resta, ma non è più sufficiente a una Turchia che ha intanto raggiunto una dimensione demografica tale da permettere nel giro di qualche anno il sorpasso della Germania, il che significa che la Turchia diventerà, se la consideriamo parte dell'insieme europeo, il più popoloso Stato europeo, e questa è la ragione principale per cui gli altri Stati europei non la vogliono in Europa, a cominciare dai tedeschi, perché non sopportano l'idea, per esempio, che al Parlamento europeo la delegazione turca sia superiore a quella tedesca, non parliamo a quella italiana o francese. Quindi una forte dimensione demografica che è una delle origini anche della forte crescita economica e in genere di potenza a 360 gradi della Turchia. La Turchia ha storicamente il secondo esercito della NATO dopo gli Stati Uniti, ha una expertise di intelligence e più in generale di collegamenti, specialmente nella appunto regione ex ottomana, dai Balcani al Medio Oriente, al Mar Nero e quant'altro, di spessore notevole, e negli ultimi anni ha unito tre scale geopolitiche su cui costruisce oggi la sua potenza. Sullo sfondo della crescita economica, infatti, la politica estera turca si muove innanzitutto su una scala panislamica, cioè la Turchia come grande paese musulmano, anche se con istituzioni e con un sistema politico laico, un grande Stato che appartiene all'ecumene musulmana e che, specialmente negli ultimi anni, attraverso il suo leader islamico moderato, come si definisce, Erdogan, è diventata anche in qualche modo un faro, un punto di riferimento per molti musulmani che turchi non sono o che magari i turchi non hanno mai amato o non sono mai stati amati dai turchi, per esempio gli arabi, i quali hanno visto nella polemica aperta del governo Erdogan con il governo israeliano dopo la guerra di Gaza e dopo l'incidente della Mavi Marmara, ricordate qualche mese fa, quasi una sorta di segnale. Erdogan, non dico come califfo, come dicono i suoi denigratori, ma comunque come esponente che incarna ambizioni, speranze e se vogliamo anche odi che accomunano alcuni popoli della regione medio orientale e che si indirizzano particolarmente contro Israele e contro i suoi principali alleati occidentali. Questa dimensione evidentemente permette alla Turchia di essere presente dall'Africa all'Asia più profonda, al Medio Oriente ovviamente, e anche attraverso la sua diaspora in alcune parti non indifferenti del mondo occidentale, dalla Germania agli Stati Uniti d'America all'Australia. La seconda scala di ragionamento è quella di carattere panturco, cioè la riscoperta, anche questa successiva alla fine della Guerra Fredda, delle radici linguistiche e culturali turche, a partire dalle sue origini più o meno storiche, più o meno mitologiche, quindi a partire dalla Siberia meridionale, dalla Mongolia, dalla Cina occidentale, fino all'Adriatico, cioè lo spostamento sequenziale nei secoli di questa civiltà verso Occidente a partire dalle steppe siberiane e mongoliche, tanto che la Turchia negli anni 90 ha cominciato una politica di relazioni speciali con le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, i vari stan
con cui ha cercato di stabilire rapporti privilegiati, forse con un successo, anzi senz'altro con un successo inferiore alle aspettative, ma comunque rilevante. La Turchia è un attore ormai importante in Asia centrale, lo è nella guerra in Afghanistan, lo è indirettamente anche nella situazione cinese, perché dal punto di vista turco il Xinjiang, cioè quella enorme provincia cinese dove ogni tanto abbiamo notizia di scontri, attentati e quant'altro, è abitata da una popolazione di origine, di famiglia e anche di lingua assimilabile a quella turca, islamica di religione. Quindi il quadro di penetrazione dell'influenza turca in Asia è estremamente ampio. Se poi consideriamo che esiste una terza scala di ragionamento e di influenza, che è quella appunto neo-ottomana, il ritorno del sultano, abbiamo un'idea ancora più interessante, cioè una influenza che va appunto dai Balcani all'Europa sud-orientale, al Mar Nero, al Medio Oriente, regioni dove la Turchia ha approfittato, come d'altronde in Asia centrale, del vuoto di potere che si è determinato dopo l'89, cioè da una parte il crollo dell'Unione Sovietica, la grande minaccia che aveva spinto in qualche modo la Turchia nelle braccia dell'America, con qualche riluttanza ma anche senza alternative, e dall'altra parte la caduta di potenza e di influenza degli Stati Uniti, che non sono più in grado di dare il tono su scala mondiale e in particolare in quelle parti del mondo. In Medio Oriente sicuramente, lo dicono un po' tutti i protagonisti, l'influenza americana non è certamente paragonabile a quella di qualche anno fa, i mezzi di cui l'America dispone sono inferiori, anche di carattere economico, e soprattutto la politica attuale del governo israeliano ha un riflesso negativo sugli Stati Uniti, perché comporta dal punto di vista americano di dover pagare dei pedaggi, dei prezzi dovuti al governo israeliano in quanto alleato privilegiato nell'area, che si sta scontrando con quasi tutti i suoi vicini, anzi con tutti i suoi vicini. La politica turca invece, incarnata dall'attuale ministro degli esteri Davutoğlu, è una politica che si autodefinisce zero problemi con i vicini. E questo zero problemi con i vicini, che ovviamente è uno slogan, però non è solo uno slogan, è anche dei fatti economici e fatti politici. Pensate solamente al rapporto strettissimo che si è creato negli ultimi anni tra, vogliamo chiamarlo, l'impero turco e i suoi ex imperi rivali, anzi nemici, a cominciare da quello russo e da quello persiano. Oggi i rapporti tra la Repubblica Turca e la Federazione Russa sono al massimo storico. Anche personalmente Erdogan, Putin e i leader, stavo per dire sovietici, e i leader russi vanno, diciamo, abbastanza d'accordo, e non è semplicemente una questione di simpatie, è una questione di interessi concreti. A cominciare dal fatto che la Turchia si propone come piattaforma energetica che porta l'energia proveniente dall'Asia verso l'Europa. Possiamo ricordare semplicemente che il 72% degli idrocarburi mondiali si trovano intorno alla Turchia, non tanto dentro quanto intorno alla Turchia, ma la attraversano nelle varie pipeline esistenti o in progetto, gasdotti o oleodotti, che appunto trasferiscono questo bene fondamentale attraverso il quale noi facciamo girare un po' tutto, dalla Turchia verso l'Europa, verso l'Occidente. Con l'Iran c'è un rapporto anch'esso in crescita, tanto è vero che la Turchia, anche questo è un segno dei tempi, recentemente ha votato contro gli Stati Uniti nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, rifiutando di accedere alla politica di sanzioni americane contro l'Iran, dopo che gli Stati Uniti avevano chiesto ai turchi di mediare con l'Iran un accordo che poi era stato trovato effettivamente con Teheran, salvo poi dire agli americani che l'accordo non andava più bene, e quindi i turchi, diciamo anche per un motivo di rispetto di se stessi, hanno preferito, ma forse un tempo non l'avrebbero fatto, dire no agli americani piuttosto che smentire l'accordo che avevano fatto con gli iraniani. Non dimentichiamo poi che l'Iran, dal punto di vista turco, è la porta di accesso all'Asia centrale, e anche più concretamente al gas dell'Asia centrale, e più specificamente al gas turkmeno. Quindi c'è una necessità
diciamo anche di carattere economico-energetico, che porta questi paesi a collaborare, oltre che evidentemente la collaborazione in un dossier geopolitico molto scottante e ancora irrisolto, che è quello curdo. Per concludere, uno dei paradossi di questa crescita della Turchia è che avviene nel momento in cui la Turchia sostanzialmente abbandona la prospettiva europea. Naturalmente non lo dice, non lo dirà mai, penso. Se prendete l'intervista che Marco ha fatto al presidente Abdullah Gül, lui dice l'Europa resta una priorità, ma non è più l'unica priorità della Turchia, perché la Turchia ha abbastanza chiaro che non c'è un vero interesse dei principali paesi europei ad integrarla nello spazio comunitario. D'altra parte, ormai una quota maggioritaria dei turchi, dell'opinione pubblica turca, si è disillusa, anche perché ormai dopo vari decenni di fidanzamento è difficile poi ambire a un matrimonio. Risultato, questo sviluppo avviene in qualche modo alle spalle dell'Europa e rende più doloroso, se vogliamo, il rapporto fra europei e turchi, un rapporto anche più contrastato e soprattutto troppo ambiguo, perché si basa su balletti diplomatici che poi non hanno un effettivo riscontro nella realtà e quindi anche poi su sospetti reciproci, teorie del complotto e quant'altro. Molti ormai, devo dire più in America che in Europa, sono convinti che la Turchia stia slittando verso chissà quali combinazioni di carattere islamista. Francamente non lo credo e comunque sarei sorpreso se ciò accadesse, ma naturalmente non si può nulla escludere. E ci si sente in qualche modo di fronte al rischio di trovarsi di fronte a un fattore di potenza che non si controlla più, sul quale si ha scarsa influenza e che è invece capace di influenzare molto la nostra sicurezza. Tutto questo mi ha portato a concentrare il nostro interesse non solo in questo volume, ce ne occuperemo ancora in futuro, su questo paese che già oggi è la 16ª economia mondiale, ma come diceva prima Ildo, nelle proiezioni di Goldman Sachs dovrebbe diventare di qui a 40 anni la terza economia europea, quindi ovviamente davanti alla nostra, e che soprattutto per questa sua capacità di irradiamento nelle regioni contermini e più in generale nel mondo, per esempio molto anche in Africa, sta diventando un protagonista della scena globale, non semplicemente regionale. Io mi fermerei qui. Grazie Calaccio. Applauso assolutamente meritato per la brillante esposizione. Abbiamo la fortuna di avere con noi non solo due collaboratori, due giornalisti che hanno collaborato con Lucio Caracciolo alla costruzione di questo numero sulla Turchia e il ritorno del sultano, ma che sono testimoni, se mi permettono di definire così, sul campo, nel senso che sono su quel territorio, su quella nazione, su quel paese, e quindi possono portare una testimonianza che non è soltanto una testimonianza di cose ricevute da altri, ma anche una testimonianza diretta. Ora io partirei per una prima riflessione con Taskin, dandoti la parola. Buonasera a tutti. E io in questo numero ho intervistato un generale di altissimo livello dell'esercito turco, per cui a parte questo, insomma, ci tenevo a parlarvi un po' della situazione attuale dei militari, perché come sapete sono molto attivi nella politica interna del paese, non solo quella, diciamo, la politica estera. E loro sono fondatori della Repubblica, c'è emotivamente un legame molto stretto con il popolo turco. Tante volte io, quando cerco di paragonare ad altri eserciti dei paesi europei, eccetera, e non trovo nessuna somiglianza, perché è veramente un caso a sé quello della Turchia. E loro sono eroi della patria, quelli che hanno salvato il paese durante la Prima Guerra Mondiale, perché
anche fondatore della Repubblica, Mustafa Kemal Atatürk, era un militare, e quindi hanno delineato loro al paese la strada da seguire, che è una strada che doveva portare il paese all'Occidente, con i valori dell'Occidente, e per una democrazia occidentale plurale. E in questa missione l'esercito si è anche definito il suo ruolo come protettore della patria, e anche però questo nel suo ruolo in certi casi, come abbiamo visto in quattro colpi di Stato che abbiamo vissuto, ha interpretato insomma questo ruolo di salvaguardia della patria in maniera un po' forte, che diciamo anche ha cambiato il cammino della Turchia, e certe volte ha messo anche in difficoltà nei suoi rapporti con Occidente. Come prima diceva Lucio, che è un esercito grande, secondo esercito della NATO, con 500.000 ufficiali, sottufficiali, i suoi membri in più riservisti, e credo l'esercito più forse più grande del Medio Oriente, uno dei più grandi almeno, e sempre è stato, come ho detto, un attore politico nella vita del paese. Ma qualcosa possiamo dire che è cambiato, soprattutto è cambiato nel cammino della Turchia verso l'Unione Europea, e è cambiato anche il rapporto dell'esercito sia con la società e con tanti elementi della società. E oggi l'esercito ha un forte problema identitaria, vede crollare un po' questo mito che viveva da quasi 80 anni, subito dopo Atatürk, ma anche malgrado questi quattro colpi di Stato è riuscito sempre a conservare, perché comunque i turchi, parlo di cittadini del popolo, avevano sempre questa certezza che se nel paese qualcosa va male, comunque c'è l'esercito che interviene. Quindi c'era questa fiducia più nei confronti dei militari che dei politici. Infatti i politici erano una categoria secondaria rispetto all'esercito, meno affidabile. E noi sappiamo che poi l'esercito ha avuto sempre quasi un governo all'ombra, che seguiva tutti i governi civili e interveniva nei momenti che loro sbagliavano. E oggi cosa è cambiato? Abbiamo al governo un partito, più di 8 anni quasi, che di ispirazione islamica, il partito di Recep Tayyip Erdogan, che soprattutto seguendo la strada dell'adesione all'Unione Europea ha fatto una serie di riforme, e nell'ambito di questi cambiamenti l'esercito ha cominciato a perdere il suo potere. Quindi ha cominciato ad avere anche meno parola sulla vita del paese. E qui anche è venuto fuori un paradosso, che un esercito con delle vocazioni occidentali, con dei principi democratici, repubblicani, eccetera, e nel progetto dell'Unione Europea, quasi nel progetto dell'occidentalizzazione della Turchia, ha visto il crollo del suo potere. E certo, qui anche bisogna annotare che in quanto l'idea dell'occidentalizzazione o dell'Occidente
E naturalmente il nostro esercito si riferisce più all'America, agli Stati Uniti che all'Europa. Quindi sono bisogna dire che sono più valori atlantici, perché i nostri migliori ufficiali poi vanno a studiare alle accademie militari degli Stati Uniti. E tanto vero che anche vediamo che loro nell'ambito del NATO occupano dei posti di dirigenza di comando di altissimo livello. E a loro avviso anche il governo attuale, il partito di primo ministro HP, ha strumentalizzato il progetto dell'Unione Europea, ha strumentalizzato per non solo diminuire il potere dei militari, diminuire il potere dei militari in quanto poter realizzare il loro progetto per islamizzare il paese. E qui c'è un scontro quasi frontale ormai tra l'esercito e il governo. Non detto, ma ci sono molti casi, anche seguendo sulla stampa giorno per giorno, che noi vediamo, e la società vive molto chiaramente questo scontro. Tra l'altro in Turchia, in questo momento, c'è una divisione, cioè ci sono due campi. Poi naturalmente c'è anche un terzo campo che forse una minoranza non fa parte di questi due grandi campi. Da una parte ci sono laici, quelli che sono cresciuti con i principi repubblicani, ma anche principi fondanti del paese, sono kemalisti, si riferiscono ai valori che Mustafa Kemal Atatürk fondando la Repubblica Turca, dando inizio a questo grande progetto, ha fatto, ha messo le basi, su queste basi il paese. E laicisti kemalisti si riferiscono sempre all'esercito, per il loro referente l'esercito, e anche ci sono partiti laici, lo stesso fondati da Mustafa Kemal Atatürk come CHP, partito di sinistra, e d'altro canto vediamo un grande gruppo che fa riferimento al partito di HP, e questo gruppo in genere la parte anatolica della Turchia sono islamici, possiamo dire islamici moderati, ma non solo loro, perché in questo gruppo, pur non essendo moderati islamici, c'è una parte degli intellettuali o accademici che nel progetto del cambiamento del partito di HP vedono anche una Turchia più democratica, più liberale, più vicino all'Europa, e sperano una convivenza con questa parte della società tradizionalista di ispirazione di Islam moderato, una convivenza, così anche poter superare certi tabù che hanno costretto la Turchia a una vita, per quanto riguarda diritti fondamentali, molto, molto limitato. E l'esercito oggi trova la sua forza in questo campo, ma assolutamente si può dire che questo, il governo con cui ha avuto pessimi rapporti, perché in Turchia nei governi precedenti come dicevo, c'è un grande Consiglio Nazionale di Sicurezza che dettava la linea ai governi e diceva di cosa fare e cosa non fare. Oltre questo, anche l'esercito turco, uno dei riferimenti oggi con cui si trova nello stesso campo è la destra, naturalmente.
E vi può sembrare strano che come si può trovare nello stesso campo sia socialdemocratici di CHP, ma nello stesso tempo la destra, io parlando della destra mi riferisco al Partito Nazionalista, un periodo famoso anche con i lupi grigi e quelli che poi hanno avuto un ruolo nell'attentato al Papa nell'80. Contro questo campo avevo detto che troviamo islamici. La parte tradizionalista islamica della società fino adesso non ha trovato le libertà di esprimersi, come oggi. Oggi possiamo dire che c'è più libertà perché troviamo con il governo che il suo primo ministro, ma anche i ministri, e i ministri sono persone dichiaratamente religiose, ma forse possiamo anche paragonare a cristiani democratici dell'Italia come mentalità, cultura o come percepiscono la religione. E naturalmente in questa situazione poi c'è la società civile, la società civile in Turchia che cerca di trovare una sua strada, un modo di reagire, e una parte di questa società civile non riesce a identificarsi né con i militari né con gli islamici. Questa è una società civile che desidera una Turchia più democratica, con dei diritti, magari una Turchia membro dell'Unione Europea, con una Costituzione nuova, moderna. E posso dire che tanta di questa gente ha detto sì all'ultimo referendum in Turchia, non perché hanno trovato sufficientemente moderno o cambiato, perché questo comunque in ogni caso era un passo avanti, e poi perché anche era un no al colpo di Stato dell'80 dei militari, quindi era un sì da una parte alla nuova Costituzione e un no ai militari. Oggi, come oggi, soprattutto dopo il referendum di 12 settembre scorso, noi vediamo il governo di Erdogan è naturalmente più forte. Avremo elezioni probabilmente giugno 2011, si prospetta, e penso che il governo di Erdogan, dopo che ha ricevuto 58% dei voti, cioè un sì 58% per il referendum, per la Costituzione, ha molto probabilità di vincere le prossime elezioni. E con questo ultimo cambiamento della Costituzione bisogna dire che quelli che hanno perso più potere sono militari, perché si è tolto il potere unico che c'erano sulle questioni militari alla magistratura militare, quindi le questioni militari benissimo possono essere visti, processato presso la magistratura civile, e quindi il governo anche ha mani libere in questo senso, perché nel passato sono state delle espulsioni con delle motivazioni, espulsioni di ufficiali, alti ufficiali, e con delle motivazioni che erano dei religiosi o erano legate al partito islamico del presidente. E poi anche un altro cambiamento importante per il governo è stato quello di riformare la elezione o selezione dei magistrati in Turchia. E è stato sempre così fin dall'inizio, c'è una grande solidarietà tra l'esercito e magistratura turca,
quindi anche questo rapporto, questa relazione viene interrotto con la nuova Costituzione, e questo è il primo passo. E, un'altra questione che naturalmente definisce e definirà il futuro del nostro esercito, perché il nostro esercito ha vissuto, ha costituito il suo potere soprattutto sulle questioni di sicurezza, sia quelli interni che regionali, interni cominciando dalla questione curda, regionali le questioni medio orientali, i vicini, i problemi con i vicini, la Siria che un periodo ospitava il leader del partito curdo PKK, o le tensioni con la Grecia, e, come dicevo, la questione del Cipro. E, quindi con la nuova politica estera di ministro degli esteri Davutoğlu, e zero problemi con i vicini, toglie già un po' di protagonismo all'esercito. E all'interno anche il governo cerca di risolvere i problemi con i curdi, con i ribelli, come chiamano. Ma questo nemmeno questa iniziativa viene gradita dall'esercito, perché per l'esercito questione curda semplicemente una questione di sicurezza, di terrorismo, e assolutamente non vogliono percepire come una questione politica o una questione sociale. Invece adesso sia nella società civile che nel governo c'è un'attitudine, anzi c'è un'apertura verso la questione curda per risolvere, perché anche il governo ha capito benissimo, credo anche una parte della società civile, che senza risolvere il problema curdo all'interno la Turchia non può ambire ai grandi progetti. E, ha molte ambizioni soprattutto sulla politica estera, ma anche nel campo economico. Ha ambizioni di diventare uno dei grandi dell'economia mondiale, insieme Cina, Brasile, eccetera. Ha grandi ambizioni di diventare un attore politico, regionale, globale. Questo abbiamo visto sia ultimi anni, la Turchia come si è comportato, come si è proposto nella regione per la mediazione sul nucleare con l'Iran, si è mosso insieme con Brasile, eccetera. Anche ha fatto molti accordi sul campo di energia, poi nella rotta energetica sia tra l'Europa e paesi asiatici e medio orientali è diventato un passaggio molto importante. Ma per usufruire tutte queste sue possibilità o per utilizzare meglio la sua potenzialità per realizzare i suoi grandi progetti, e la Turchia, insomma il governo sa benissimo che prima di tutto deve risolvere la questione curda, ma qui trova l'esercito, non possiamo dire tutto l'esercito, ma grande parte contro, perché anche sappiamo tutti che poi l'esercito si alimenta da questa questione di sicurezza, e su questo anche da 30 anni un po' ha costruito il suo potere. E l'esercito ultimi anni ha speso più di 300 miliardi di euro per combattere il terrorismo. Oggi molti turchi si chiedono se con questi soldi nel sud-est dove vivono i curdi, se venivano fatti degli investimenti insieme alle politiche di apertura, sia per le questioni culturali che di identità, se forse non era meglio per la Turchia. E quindi queste domande più di prima curiosiscono i turchi, si interrogano, eccetera. Poi non ci sono tabù come prima, e devo dire anche
la media è stato molto efficiente su queste questioni. Certo, da una parte c'è una media che appoggia l'esercito, però dall'altro canto comunque ci sono giornali, televisioni che discutono molto apertamente sulle questioni che riguardano l'esercito turco, sulla questione curda, sulla questione armena, eccetera. Tutte le questioni che bloccano un po' la strada di sviluppo alla Turchia. Io mi fermerei qui. Grazie, grazie Yasmin. E io direi che per completare il giro di tavolo diamo la parola a Marco Ansaldo, che è inviato speciale della Repubblica e che nella rivista ha fatto un'intervista al presidente Gül. Verrebbe spontaneo dire: ritorna o non ritorna, Sultano, dopo questa intervista che hai fatto? Che opinione ti sei fatta? Beh, mi sono fatto l'opinione che il Sultano possa tornare, certamente non nelle stesse forme dell'impero, ma sotto altre spoglie. E da questo punto di vista credo che non soltanto l'intervista a Gül, ma un po' tutta la politica estera della Turchia, la nuova politica estera, sia esemplare e ci possa spiegare molto bene dove sta andando il paese. A me sembra che il paese si stia allontanando sempre più da Occidente e vorrei anche spiegarvi perché. Noi di Limes è da molto tempo che pensiamo a fare un numero speciale, un numero unico centrato sulla Turchia con Lucio Caracciolo e con Yasemin Tashkin. Ci pensiamo da diverso tempo, da molti anni, e aspettavamo anche il momento giusto per intervenire. Già una decina di anni fa avevamo centrato un numero sulla Turchia e l'avevamo fatto a cavallo fra Turchia e Israele. Il numero si chiamava La strana alleanza ed era basato proprio sul cosiddetto asse di ferro. L'asse di ferro era questa intesa formidabile, nuova e solidissima, che alla fine degli anni 90 si era creata fra la Turchia e Israele, una intesa basata e concepita soprattutto da un punto di vista militare, che poi si è evoluta in altri ambiti, in altri settori, sotto il profilo politico, diplomatico, economico e finanche turistico. Però negli ultimi anni questa alleanza ha forgiato un po' una parte del Medio Oriente in un determinato ambito, ma questa alleanza poi soprattutto negli ultimi anni si è venuta a logorare. Io ho visto bene questo logoramento, devo dire, perché mi trovavo, e questo è stato forse il momento di svolta, a Gerusalemme nel dicembre del 2008, dove lavoravo per osservare appunto quello che stava accadendo nella zona, e voi sapete benissimo che la Turchia è un mediatore formidabile, proprio questo è dovuto alla sua straordinaria presenza geopolitica sulla mappa. Lo fa in diversi ambiti, in diverse forme, lo ha fatto nella zona, ha tentato di farlo con più o meno successo fra Israele e Siria, Israele e palestinesi, e proprio in quel momento molto difficile aveva cercato di portare a casa un risultato abbastanza forte, soprattutto per il suo alleato israeliano. Difatti Erdogan allora, in quei mesi, Erdogan, il primo ministro turco, aveva cercato di mediare per la liberazione dell'unico soldato israeliano che rimane nelle mani degli oltranzisti arabi dalla guerra del Libano del 2006. Il nome del soldato è Gilad Shalit e Israele e la sua famiglia lo stanno ancora aspettando, ma in quelle ore Erdogan era riuscito a trattare con la parte araba, aveva, e questo proprio nelle ore natalizie, aveva dall'altro capo telefonico il presidente siriano Bashar al-Assad e dall'altra parte l'allora primo ministro israeliano Ehud Olmert. E Erdogan, questo
era una trattativa segreta, gli osservatori più attenti l'avevano fiutata, lo sapevano dalle loro fonti in quelle ore, e poi è venuta anche fuori. Noi ne accenniamo in questo numero di Limes, nel racconto che fa in parte l'ambasciatore israeliano Alon Liel, esperto di Turchia. E in quelle ore Erdogan tratta e a Olmert gli dice: mi raccomando, tra poche ore Gilad Shalit può essere nelle vostre mani, ma non muovetevi, non fate gesti, non fate azioni. Olmert promette e la cosa sembra andare verso la liberazione del soldato israeliano tanto attesa. Ma come voi ricorderete, molti di voi ricorderanno, il 27 dicembre alle 11 del mattino gli israeliani attaccano Gaza. In quelle tre settimane di fuoco in cui Gaza fu sottoposta a un bombardamento continuo, la causa fu detta da Gerusalemme, fu trovata nei razzi Qassam che dall'altra parte del muro continuavano a cadere sulla cittadina di Sderot, soprattutto provocando ovviamente delle vittime, ma probabilmente Olmert è stato bypassato dai militari. I militari intervengono su Gaza e la trattativa con la Turchia sulla liberazione di Gilad Shalit naturalmente salta. I turchi se la legano al dito perché vedono un loro momento fondamentale con una promessa, cosa a cui loro tengono molto, con un loro alleato fondamentale nella zona, improvvisamente svanire. E qualche mese dopo, mi sembra a marzo, nel convegno pubblico di Davos in Svizzera, a un certo punto Erdogan si trova fianco a fianco pubblicamente in un convegno con il presidente israeliano Shimon Peres. Erdogan lo attacca pubblicamente dicendogli: voi uccidete i bambini palestinesi. Naturalmente Peres non ci sta, controbatte. Erdogan furibondo si alza e se ne va dalla conferenza. Questo è stato un altro dei momenti di difficoltà fra Turchia e Israele. E la cosa poi arriva non soltanto nelle questioni di politica estera ad alto livello, perché poi la politica estera è fatta sì di tanti discorsi, di nobili gesti, ma poi anche di piccole viltà. E qualche mese dopo, al nuovo ambasciatore turco che si presenta a Tel Aviv, succede questo, che improvvisamente viene convocato dal sottosegretario agli esteri, viene chiamato appunto al Ministero degli Esteri israeliano e davanti a alcuni giornalisti viene mostrato e fotografato su una sedia palesemente più bassa, come una scena fantozziana, come una scena della Grande Guerra di Charlie Chaplin, vi ricordate, in cui le sedie da barbiere uno giocava a essere più alto dell'altro, parlandogli soltanto in ebraico e senza la bandiera turca, quindi un gesto da un punto di vista diplomatico molto scorretto. E i turchi ancora lì soffrono, ma soffrono soprattutto nella notte fra il 31 maggio e il 1 giugno, quando una nave che comanda una flotta di attivisti, soprattutto turchi, che si sta dirigendo verso la striscia di Gaza per portare aiuti, gli israeliani sostengono invece che portavano armi, viene attaccata in acque internazionali a 71 miglia dalla striscia di Gaza, e lì c'è questo blitz israeliano e 9 cittadini turchi, 8 turchi, un cittadino turco-americano vengono uccisi. E naturalmente il giorno dopo io ho visto a Istanbul bandiere israeliane bruciate, migliaia di persone in piazza Taksim, la piazza centrale di Istanbul, a inneggiare contro Israele. Si arriva alla quasi rottura dei rapporti fra Ankara e Gerusalemme. E questo è anche perché questo atto Ankara lo ha ritenuto molto grave. Era la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che dei cittadini turchi venivano uccisi da uno Stato, un paese straniero. Si è arrivati quindi quasi alla rottura dei rapporti diplomatici. 10 giorni fa, quando il presidente Gül è andato a una riunione all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, non ha voluto incontrare
il presidente Peres, perché dice noi non abbiamo niente da dirci. Poi nei pezzi che pubblichiamo sull'IMES Gül lo dice chiaramente, noi siamo pronti a riparlare, a ricomporre la frattura con Israele, ma Israele deve fare dei passi, deve scusarsi, deve spiegarci i motivi, eccetera. Questo però a che cosa ha portato? Ha portato a un allontanamento da Israele, a cui poi si saldano altre dinamiche, cioè la difficoltà di rapporti che ci sono di recente con gli Stati Uniti, fra la Turchia e gli Stati Uniti, e soprattutto allo stallo dei negoziati fra Ankara e l'Unione Europea. Tutti sanno che da moltissimi anni la Turchia sta facendo degli sforzi enormi per entrare in Europa, ma soprattutto negli ultimi anni il negoziato va malissimo. Io non mi ricordo quanti capitoli negoziali sono bloccati ultimamente, ne è stato concluso soltanto uno dei 35, sotto trattativa ce n'è un altro, gli altri sono bloccati. Quindi il cammino della Turchia in Europa è assolutamente impervio. Qui arriva sulla scena un nuovo protagonista di cui già Lucio vi ha accennato prima. Il nuovo protagonista è il nuovo ministro degli esteri turco, nominato da Erdogan nel maggio del 2009, si chiama Ahmet Davutoğlu, era un accademico, un suo uomo di strettissima fiducia, un suo consigliere per la politica internazionale, e Davutoğlu nel 2001 scrisse un libro che in Turchia ha avuto un ottimo successo, si intitola Strategic Derinlik, Profondità strategica. Noi abbiamo pensato di l'unico paese che lo ha tradotto è la Grecia, perché ovviamente Atene è molto attenta alle cose che avvengono ad Ankara, e noi di Limes abbiamo pensato di farlo tradurre e prossimamente con qualche casa editrice di pubblicarlo, perché pensiamo che da lì si possa capire anche le novità che arrivano dal paese. Ebbene, Davutoğlu ha scritto questo libro e quasi in una maniera matematica oggi si stanno verificando le cose che lui aveva scritto quasi 10 anni fa. Davutoğlu è, come è stato già detto dai due relatori precedenti, ha inventato, sostiene questa teoria, che è una teoria apparentemente molto semplice, cioè zero problemi con i vicini. Che va da sé, è una teoria che se vale per tutti gli stati, per un paese che ha ai suoi confini la Grecia, la Bulgaria, l'Iran, l'Iraq, la Russia e la Siria, è un assunto un po' più complicato da gestire. Ma non solo zero problemi con i vicini. L'attenzione della nuova Turchia, dice Davutoğlu, deve andare ad avere ottimi rapporti nella cintura dei paesi che circonda il paese, che circonda la Turchia, e quindi avere buoni rapporti anche nelle regioni circostanti. E questo significa che la Turchia oggi non aspetta più un sì o un no dall'Europa, ma si guarda intorno a livello regionale con grandissima attenzione, e lo fa in Africa del Nord, lo fa nei Balcani, lo fa con la Russia, nella regione del Caucaso, nelle regioni turcofone, Azerbaigian, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, nel Medio Oriente e nei paesi arabi. Ecco che allora la Turchia non guarda più soltanto all'Europa, ma cerca di essere un paese che non è più propagine dell'Unione Europea, ma diventa se stesso protagonista centrale della regione, potendo su basi religiose, su basi di mediazioni, su basi diplomatiche, su basi linguistiche, riuscire a parlare con tutta la regione che gli è intorno. Ecco allora che Erdogan sta riuscendo in maniera molto, credo, intelligente e raffinata a gestire il problema europeo
quale che sia la risposta dell'Europa un domani, nel 2015, nel 2020, quando sarà, in maniera da avere un piano B che non è soltanto un piano di riserva, un secondo piano, ma un piano nobile che anzi riporta la Turchia al centro della politica estera non soltanto propria, ma regionale. Vorrei concludere anche dicendovi questo, che a me pare che con il venir meno di attori importanti nella regione medio orientale, soprattutto dei paesi arabi, ci siano oggi due stati che emergono fortemente, e questi sono l'Iran e la Turchia. Solo che l'Iran ha un problema un po' più complesso, ha un leader che attualmente si chiama Mahmoud Ahmadinejad, è un leader giudicato in maniera piuttosto controversa dall'Occidente e ha naturalmente qualche problema in più a rapportarsi rispetto a un paese che invece dal 1952 è un alleato fedelissimo, parlo della Turchia, della NATO ad esempio, ed è presente al di là dell'Unione Europea in tutte le altre istituzioni comunitarie. Oggi mi sembra che con queste mosse, con il ministro degli esteri che Erdogan ha portato, il primo ministro turco si stia posizionando al centro ed è in fondo, credo, l'uomo nuovo su cui in quella regione il mondo può dialogare. Mentre sta venendo meno i paesi arabi e soprattutto l'Egitto, oggi Erdogan è la persona con cui si può parlare. C'è una strana, un'altra cosa che vorrei dirvi a proposito, ritornando a Israele. L'Egitto si trova a essere oggi calante per diverse ragioni, ma soprattutto c'è un motivo fondamentale, che Mubarak è vecchio e anziano ed è anche malato. Il Mossad ha tanti demeriti, ma anche molti meriti, nel senso che è un servizio segreto dalle potenzialità straordinarie. Mi ricordo che poco tempo prima che Yasser Arafat morisse, lui andò a una manifestazione, non mi ricordo più se fosse un evento sportivo o qualcosa del genere, all'estero, e a un certo punto dovette andare in bagno. Dall'altra parte, a raccogliere le sue urine, c'erano i servizi segreti israeliani, che naturalmente gli fecero le analisi perfettamente e capirono che quell'uomo era ormai in fin di vita, quindi riuscirono a gestire la morte e la fine del leader palestinese, sapendolo naturalmente in anticipo e quindi potendo adeguare la loro politica rispetto a quello che si stava determinando. Io chiuderei per ora qui. Dobbiamo condividere il microfono perché l'altro è scarico. Grazie Marco Ansaldo. Il tempo un po' tiranno, però se c'è qualcuno di voi che vuole fare delle domande e a chi, siamo qui. Anche sulle squadre di calcio, come va il campionato, siamo pronti anche a questo. Io avrei una piccola curiosità, è vero due, però per Marco Ansaldo ha parlato di raffreddamento dei rapporti che ci sono stati con gli Stati Uniti d'America. Questo può essere causato dal fatto che dopo l'intervento in Iraq in America si è creato uno Stato a nord dell'Iraq di origine curda, e in che modo può aver influito, e una. L'altra era questa. Lei ha parlato prima, o non mi ricordo se lei o qualcuno, penso Caracciolo, del discorso del Xinjiang o del Turkestan. Volevo capire se nei disordini che ci sono stati nella provincia cinese, in che modo c'entrava la Turchia o come si è schierata in seguito a questi disordini. Grazie. Allora,
Per quanto riguarda la prima questione, cioè la crisi con gli Stati Uniti, non c'è uno stato di origine curda, c'è proprio uno stato curdo che si chiama Kurdistan nel nord dell'Iraq. E è uno stato che non può definirsi ancora tale, anche se è un Kurdistan, perché rientra ancora nella forma statale dell'Iraq, ma è un paese che ha tutte le caratteristiche di una forma statale autonoma e a sé stante, tant'è vero che è una regione autonoma, cioè batte moneta, ha l'esercito che ha vinto la guerra con Saddam Hussein, era i vecchi Peshmerga, oggi trasformati in esercito regolare, ha una propria bandiera, ha un proprio governo, dei ministeri, un presidente, insomma è una realtà propria. È molto forte, nascente, io lo dico sempre perché conosco un pochino quella zona, l'ho vista prima, l'ho vista durante la guerra dell'Iraq e l'ho vista dopo, e ho visto che i curdi, da quegli straordinari guerriglieri che sono e sono sempre stati, per una volta nella loro esistenza hanno vinto la guerra. Io mi ricordo, andai a intervistare Jalal Talabani, leader curdo, oggi presidente dell'Iraq, e Talabani diceva chiaramente: io voglio fare, questa prima della guerra, io voglio fare la guerra contro Saddam, abbiamo bisogno di questa guerra. Loro con gli americani hanno vinto la guerra in Iraq e ne sono usciti vincitori e felici, consapevoli che da lì sarebbero ripartiti, come stanno facendo ormai da subito dopo la guerra. Il Kurdistan iracheno si è trasformato. Prima c'erano molte difficoltà, oggi ci sono autostrade. Io mi ricordo ci si mettevano 3 giorni per arrivare, 3 giorni da Roma a Diyarbakir, si prendeva la macchina da Diyarbakir, confine turco, fino al confine iracheno, un'altra macchina, confine iracheno, fino a Erbil o Suleimania, le 2 capitali del Kurdistan. Oggi ci si mettono 2 ore da Francoforte, perché hanno costruito degli aeroporti, hanno costruito dei centri satellitari straordinari, degli alberghi, le imprese italiane e non sono invitate ad andare perché lì veramente il futuro, e sono felici. Quindi è una regione che si è trasformata, e diversa è invece la situazione che c'è fra i curdi subito al di là della frontiera, cioè i curdi all'interno della Turchia, dove c'è invece della felicità, c'è una situazione di depressione. Yasemin Tashkin prima vi ha parlato del problema anche della pressione militare che c'è in quelle zone. Ora, quindi, io non le so dire se questo sia il motivo dell'allentamento dei rapporti. Io ho visto che c'era un'ottima intesa fra Erdogan e George Bush. Con Barack Obama le cose vanno, diciamo, non vanno forse con la stessa intesa, anche se credo e mi auguro che sia soltanto una crisi passeggera. Certamente può aver influito anche il fatto che Obama è marcatamente, l'aveva detto da leader democratico, a favore della risoluzione per riconoscere come genocidio il massacro degli armeni, che invece la Turchia classifica come massacro e non come genocidio, ed è una questione determinante nei rapporti fra la Turchia e i suoi vicini. La Turchia sta facendo proprio con Gül molti passi a questo. 2 anni fa c'è stata per le qualificazioni mondiali la partita fra Turchia e Armenia, Armenia e Turchia, e Gül, il presidente, andò facendo un gesto diplomatico di grande valore, andando a Yerevan riavviare i rapporti diplomatici fra i 2 paesi, che stanno andando meglio, anche se non si è arrivata a una soluzione. Barack Obama però è anche il presidente che ha compiuto il suo primo discorso all'estero ad Ankara, davanti al mondo musulmano, lui con le origini proprie che si ritrova, e questo è stato un gesto molto apprezzato in Turchia e nel mondo musulmano. Io scommetterei che la Turchia riuscirà ad avere rapporti più
forti e migliori nel tempo mediamente breve con gli Stati Uniti piuttosto che con l'Europa, perché davvero con l'Europa le cose stanno andando, direi, malino. Per quanto riguarda la questione dello Xinjiang, lì adesso lascio la parola a Lucio, perché lui credo che ci sia stato o ha degli addentellati, però è una regione turcofona dove ci sono gli uiguri di origine turca e si parla il turco, ma credo che su questo Lucio abbia un aneddoto anche da raccontare. A te, Lucio. No, l'aneddoto è quello di un incontro, una conferenza internazionale in cui mi è capitato di porre una domanda a un ministro cinese dicendo come vanno le cose nel Xinjiang o Turkestan orientale. Naturalmente era così una mia piccola provocazione, perché so bene che per loro il Turkestan orientale non esiste, mentre esiste per i turchi. Tanto è vero che un ministro turco che stava alle mie spalle mi ha subito dato una botta sulle spalle e mi ha teso la mano: bravo, bravo. Questo non vuol dire che la Turchia sta scatenando gli uiguri in Cina, intendiamoci bene, vuol dire però che c'è una memoria, una simpatia e forse qualcosa di più anche in termini, diciamo, di filiere sotterranee, in particolare la diaspora uigura e così via, che legano la Turchia a quella parte di Cina. D'altronde, voi basta che prendete una carta geografica e leggete i toponimi di origine turca dalla Cina, appunto, fino all'Europa, e capite che cosa vuol dire per loro questo. Grazie. Prego. La questione femminile, la donna turca è una donna emancipata nel mondo musulmano. C'è una regressione di questa emancipazione femminile con questo processo un po' di islamizzazione della Turchia, o c'è la speranza che l'emancipazione della donna turca possa servire da guida alle donne degli altri paesi di religione islamica? Grazie per la domanda. E intanto vorrei dire che la Repubblica Turca ha creato anche la sua donna ideale, no? Questa anche noi abbiamo visto nella letteratura turca, eccetera, madre, moglie che si sacrifica per la patria, per la famiglia, insomma i soliti luoghi comuni inizialmente. E poi però insieme a questo anche prima Atatürk e soprattutto lui, e poi insomma hanno cercato di dare uno spazio nella società alla donna turca, sempre nei ambiti molto ben definiti, nella politica eccetera eccetera. E comunque possiamo dire che oggigiorno la donna turca in certi ambiti è riuscita a rompere certi schemi. Ma se c'è una regressione, io non credo che ci sia una regressione. In Turchia la donna è molto attiva sia nella vita pubblica sia anche privata, imprenditoria, all'università. Noi abbiamo una presidente delle corte costituzionali donna, abbiamo avuto un primo ministro donna, insomma le donne hanno di sì, attualmente seconda poi da una donna, da altra, prima c'era Umit Boyner, adesso c'è un'altra signora che anche fa capo a un grande gruppo di media, quello di Doğan Group. Però questi sono tutti anche di grande holding. Sabancı, il capo, è donna, come Agnelli Italiani, eccetera. Però vengono sempre da un certo ceto sociale, no? Persone benestanti, eccetera, famiglie, quindi possono permettere di far studiare figli e poi. E questa apertura, la stessa apertura, non troviamo in Anatolia Profonda, nelle zone rurali. E da questo punto di vista, che oggigiorno che le donne velate, vengo al punto, forse parlando di regressioni si vuole anche toccare a questo punto il velo,
A parte che in Anatolia si faceva un uso tradizionale del velo anche prima, ma poi è diventato un simbolo di questa parte della società, diciamo soprattutto di origine anatolica, sono immigrati a Istanbul, la grande città, eccetera, eccetera, un po' conservano la loro identità islamica, ma anche tradizionalista con il velo. Ma oggigiorno ci sono queste ragazze velate che vogliono andare all'università, vogliono studiare, eccetera, eccetera. Questo in quanto contaminazione dalla modernità, dalla vita moderna, istruzione, eccetera, ben venga. Per adesso non c'è una regressione per quanto riguarda i diritti della donna, ma anche in Anatolia troviamo i capi di industria, sono delle donne, ce ne sono tanti, però penso che i diritti si devono diffondere più nella società, non possono essere solo questi simboli dispersi in società. E poi bisogna dire che invece nella vita politica si ha anche un po' di più rispetto all'Italia, ma ci sono sempre meno donne rispetto ai loro colleghi maschi. Questa anche purtroppo al partito di primo ministro Recep Tayyip Erdogan, anche prima delle elezioni avevo promesso ben altro, come tutti i partiti anche loro cercano di risolvere questione della donna mettendo in certi posti simbolici una donna qui, una donna lì, pensano di no nell'immaginario collettivo aver risolto il problema. Comunque infine posso dire che non c'è una regressione attualmente, anzi. Vorrei brevemente dire una cosa a corredo della risposta di Yasemin, che non è emersa forse qui ma è ben presente nel volume. C'è una sorta di trasformazione sociale molto marcata, anzi non una sorta, una trasformazione sociale molto marcata in Turchia. Oggi i protagonisti della vita sociale, politica, anche culturale turca stanno in Anatolia. Sono i cosiddetti, non sono più i turchi bianchi come Atatürk, biondo, gli occhi azzurri, che stanno nella cintura, diciamo, nelle grandi città e diciamo sulla costa, che hanno perso le elezioni. Espressione del Partito Socialdemocratico di ispirazione, diciamo, socialdemocratica, ma di tendenze nazionaliste. Questa è un'anomalia un po' difficile, ma è l'anomalia turca. Oggi a comandare sono i turchi di tendenza religiosa, come diciamo la DC d'una volta, che vestono di nero, che sono un po' più scuri di pelle, ma sono bravissimi nel fare i conti, bravissimi mobilieri, bravissimi nelle industrie del cotone, e che oggi sono ramificati e manovrano le leve del potere ad Ankara, a Istanbul, provengono magari dalla provincia profonda come Gül, che viene da Kayseri, l'antica Cesarea, oppure da città come Konya, la città dei dervisci rotanti, dove c'è l'antica tradizione del sufismo, o come Yozgat, dove ci sono grandi aziende alimentari. Loro sono gli emergenti, ecco la rivoluzione sociale che sta avvenendo oggi in Turchia, ma bisogna anche dire per completezza che sono loro ad aver fatto le riforme che l'Europa ha chiesto alla Turchia. Non sono stati i partiti socialdemocratici né i partiti di centrodestra di fine millennio. Da quando il partito AKP, Partito per la Giustizia e lo Sviluppo di Erdogan, è al potere, gli islamici moderati sono loro ad aver fatto le riforme. Certo, si sono un po' fermati e l'Europa di questo gliene sta chiedendo il conto, e d'ora in poi vedremo la partita fra l'Europa e la Turchia da questo punto di vista anche come procederà. Grazie. Ansaldo, c'è qualche... Prego. Una domanda c'è nel suo caso. Ecco. Le prospettive per la libertà religiosa in Turchia, sia per l'Islam che per la religione cristiana? Questo forse è meglio che risponda... Sulla libertà religiosa in Turchia. Allora,
E in Turchia è lo Stato laico, forse posso dire in senso francese della parola, che ogni paese ha una definizione della laicità diversa. Anche nei giorni scorsi il Papa ha augurato una laicità positiva in Turchia, quindi è uno Stato laico, nel senso che la religione e affari dello Stato sono separati, ma nello stesso tempo, se anche non è detto, noi abbiamo un ministero che si occupa della religione, cioè praticamente possiamo dire apertamente che la religione è praticamente sotto controllo dello Stato, perché la Turchia è un paese maggiormente di sunniti, e quindi abbiamo un affari religiosi, e il capo degli affari religiosi si organizzano, controllano tutte le moschee, eccetera, eccetera, perché anche alla fine dell'impero ottomano uno dei problemi, ovvero quando si è fatto la guerra di indipendenza, uno dei problemi per Atatürk e per quelli che hanno fatto questa guerra di indipendenza sono stati i movimenti religiosi, i tarikat, le scuole coraniche, ma questo anche all'inizio della Repubblica ha dato parecchi problemi, ci sono stati dei ribellioni. Quindi con questa caratteristica, poi avendo un esercito così fermamente laico, eccetera, la religione in Turchia in questo senso sotto il controllo, quindi libertà religiosa tra virgolette. Però devo dire che dopo il colpo di Stato degli anni Ottanta, che l'esercito praticamente ha spazzato via tutta l'intelligenza di sinistra, accademici, giornalisti, eccetera, ha messo in carcere, li ha puniti ben bene, quindi hanno pensato che insomma, dalla religione non arriva nulla di male, e hanno dato un po' via libere. In quei anni, per esempio, lì che formano, chiamiamo imam, cioè cosiddetti preti musulmani, sono aumentati molto, cioè hanno dato quasi una via libera, e poi in più hanno anche lasciato libero l'accesso all'università da queste scuole. E questo prima non era possibile, queste scuole formavano solo imam e loro potevano fare solo il loro mestiere, invece adesso hanno accesso a tutte le facoltà, dalla medicina alla giurisprudenza, eccetera, eccetera, e questa anche è stata una delle preoccupazioni della società laica ancora oggi. Quindi la libertà di religione c'è, ma in certi limiti è controllato. Per quanto riguarda ad altre religioni, sono delle comunità con cui il governo ha dei rapporti, sono delle comunità riconosciute, possono esercitare le loro attività, eccetera, ma abbiamo una legge delle fondazioni che in Turchia cercano di cambiare. Per esempio, le chiese non possono in Turchia avere le loro scuole, non possono aprire nuove scuole o nuove chiese. In questo senso, ecco, ci sono un po' di difficoltà, anche c'è un comitato che discute di tutto questo con il Vaticano, per esempio. Però questo ultimo governo anche ha fatto dell'apertura per quanto riguarda libertà religiosa, sia a questa comunità di cristiani o altro, eccetera, ma anche dall'altra parte, per esempio aluiti, che loro non sono riconosciuti ufficialmente dallo Stato, invece loro anche vogliono avere la loro moschea, eccetera, essere riconosciuti come sunniti da parte del governo. Quindi un po' di apertura c'è. Grazie, c'è Ansaldo che voleva integrare. Sì, molto brevemente, la questione sulla libertà religiosa subirà naturalmente, perché lo sappiamo, delle evoluzioni e un rafforzamento, ci saranno degli incontri e quindi è auspicabile che venga
affrontato in una maniera più effettiva. C'è un problema di libertà di espressione, nel senso, da parte di intellettuali, di scrittori, di giornalisti, perché alcuni di loro, e sono tanti, almeno una ventina, sono oggi sottoposti a scorta armata, dal premio Nobel Orhan Pamuk fino a tanti di suoi colleghi come Elif Shafak, come Murad Belghe, tanti altri scrittori hanno avuto problemi in passato, Yashar Kemal. Oggi noi sappiamo qual è la situazione in Italia, dove c'è uno scrittore sottoposto a scorta, e che è Roberto Saviano, e quindi abbiamo una situazione evidente sotto gli occhi, visto che ultimamente anche Maurizio Belpietro aspira, ha detto di no, anch'io, però visto, ho letto stamattina dei giornali che gli hanno tolto la scorta, mi è rimasto soltanto la scorta rafforzata. Comunque l'esempio di Roberto Saviano è molto serio. In Turchia ci sono una ventina di scrittori intellettuali sottoposti a questa misura, e quindi è un problema molto forte di cui lo Stato si sta facendo carico, ma il problema è che le minacce che arrivano dai nazionalisti, dai lupi grigi, che oggi sono molto, ancora molto forti, molto presenti in Turchia, hanno una rappresentanza politica in percentuale alta, questo è un problema molto serio, perché tutti voi avrete letto delle minacce in passato al premio Nobel per la letteratura, e vi ricorderete che 3 anni fa, nel gennaio del 2007, ci fu il direttore del settimanale turco-armeno Agos, Hrant Dink, che venne ammazzato per strada con 3 colpi di rivoltella alla nuca, ammazzato così. Abbiamo degli esempi vicini a noi, Don Andrea Santoro a Trebisonda 4 anni fa, Monsignor Padovese quest'anno a maggio, il 3 di maggio. Ecco, quindi ci sono anche problemi di questo tipo, che la Turchia naturalmente è cosciente, deve affrontare, soprattutto se vuole fare un percorso lineare come l'Europa gli chiede, non soltanto per quanto riguarda questioni che sono presenti nei capitoli negoziali, economiche, politiche, eccetera, ma anche di libertà democratiche ad ampio spettro. Bene, noi pensiamo di concludere qui questa nostra conversazione. Ovviamente ringraziamo Lucio Caracciolo, ringraziamo Marco Ansaldo, ringraziamo Yasemin Taskin. Penso che queste testimonianze ci consentono da questa sera di essere più informati, quindi più consapevoli, più coscienti di un mondo che ci è molto vicino e che sta attraversando profonde trasformazioni che possono condizionare il quadro geopolitico e geoeconomico. Quindi grazie a voi, perché ci avete arricchito con il vostro contributo. E grazie a voi e buonasera.